Amici di Android Blog, Samsung Galaxy Tab S10.5 che sta riprendendo queste immagini. Andiamo subito a tentare un controsole per vedere l'adattamento alle varie condizioni di luminosità. Riportiamoci a luci più normali. Andiamo a ruotare e a fare due passi per vedere l'efficacia della stabilizzazione, anche se solo software, nessun stabilizzatore ottico su questo tablet. Andiamo a fare una ripresa macro per vedere la messa a fuoco, ecco fatto. Poi spostiamoci in campi più ampi, aspettiamo la messa a fuoco, ecco qui. Muoviamoci velocemente verso destra, verso sinistra e ancora verso destra. Andiamo a tentare uno zoom fino a 4x anche alla risoluzione massima. Per questo video girato dalla camera posteriore da 8 megapixel di Samsung Galaxy Tab S10.5 alla risoluzione massima di 1080p.